Ci sono domande? Va bene. Allora, ci eravamo lasciati l'altra volta con la discussione degli intervalli. Abbiamo fatto la classificazione, abbiamo visto che gli intervalli sono in effetti degli invarianti geometrici che possiamo rappresentare sul piano di Minkowski. In particolare avevamo visto un diagramma di questo genere che vi disegno qua, ok? In cui questo è il piano di Minkowski per un sistema di riferimento K, quindi questo sarà X e questo sarà Ct. Il mio cono di luce in K sarà rappresentato dalla coppia di bisettrici del primo e terzo quadrante e del secondo e quarto quadrante. Accendo la luce, così magari vedete un po' meglio. D'accordo? Un sistema di riferimento K', primo, avrà asse X', questo qua, e asse Ct', questo qua, dove quest'angolo è uguale a questo, ovviamente, no? Potete chiamarlo phi. Il cono di luce in Ct', X' è lo stesso che Ct, X, ovviamente, perché banalmente questa retta è equazione X uguale Ct, ma anche equazione X uguale Ct', conseguenza diretta dell'invarianza della velocità della luce, ok? E questa retta qui avrà equazione X uguale meno Ct, equivalentemente x' uguale a meno ct'. D'accordo? Gli assi x' e ct' sono stati da me disegnati per un boost lungo x di velocità più v. Sono andato a leggere, a scrivere, chiedo scusa, troppo su. Ok? Se uno avesse, diciamo, fatto un boost equivalente di meno v, oppure se volete equivalentemente fosse andato da K' o K, i nuovi assi sarebbero stati questi, cioè un x secondo, dove quest'angolo è ancora phi, e qui ci avremo un ct secondo, ok? E i coni di luce naturalmente continuano a essere gli stessi. Se volete, non c'è niente di particolarmente speciale nel cono di luce, ok? Anche la natura degli intervalli si conserva, è un invariante di Lorentz, anche se questi intervalli non sono sul cono di luce rispetto all'origine, no? Un intervallo sul cono di luce è un intervallo, per esempio, tra un evento che sta qui e l'origine, un evento che sta qui e l'origine, o un evento che sta qui e l'origine. Vi ricordo che questo si chiama cono perché dovete immaginare di farlo ruotare attorno all'asse ECT, ovviamente, no? Perché io qui sto disegnando una sola dimensione spaziale. Fatemi recuperare un pelino di spazio sopra. Ok? Naturalmente, il cono di luce è solamente un caso particolare dell'intervallo, quello in cui lo scrivo qui, c quadro t quadro meno x quadro è uguale a 0, che ha come soluzioni chiaramente x uguale più o meno ct, e quindi dirette. Se voi pensate a un caso in cui invece c quadro t quadro meno x quadro se uguale, tanto per semplificarlo, a più 1, ok? Questo è ovviamente una relazione fra un evento e l'intervallo fra un evento che sta all'interno del cono di luce, ammetto ancora, ed è in relazione con l'origine di tipo tempo. In effetti, se vedete bene, questa equazione qui nel piano x e ct è un'iperbole che è tangente
al diciamo alle bisettrici e quindi agli coni di luce, diciamo, passa per i punti di coordinate 0, 1 e 0, meno 1, perché entrambi soddisfano questa equazione, e quindi sarà in un caso sarà questa, l'altro ramo di iperbole sarà quest'altro. Ok? Viceversa, nel caso in cui c quadro, t quadro, meno x quadro è uguale per esempio a meno 1, metto più e meno 1 per farla semplice. Ovviamente qui conta che sia positivo, qui conta che sia negativo, qui conta che sia nulla, nullo. Potete metterci qualsiasi valore positivo o negativo e otterrete una famiglia di iperbole parametrizzata dal termine noto a destra, essenzialmente. Prendo 1 per semplicità, perché quella è la nostra unità di misura, chiaramente. Allora, nel caso in cui questo, diciamo, stiamo considerando questa curva qui, questo rappresenterà due rami di iperbole anch'essa tangenti agli assi, che però passano nel punto di coordinate ct uguale a 0 e x uguale più 1 e ct uguale a 0 e x uguale meno 1, e quindi sono, se volete, questo oggetto qui e questo oggetto. Ok, quindi queste sono le rappresentazioni degli intervalli. I coni di luce, che sono quelli più famosi, è il luogo geometrico degli intervalli di tipo luce, ma queste famiglie di iperbole mi rappresentano il luogo geometrico degli eventi connessi con l'origine da intervalli di tipo tempo, tali che c quadro meno x quadro uguale a più 1, o di tipo spazio. D'accordo? Notate che esattamente come sono invarianti i coni di luce, sono invarianti anche queste curve, d'accordo? Perché mantengono la stessa equazione. Questa la potete scrivere come c quadro di primo quadro meno x quadro, forse non si legge, no, infatti è troppo in basso. Scriviamola qui, c quadro il primo quadro meno il primo quadro uguale più o meno 1. Continuano ad avere la stessa equazione, ho cambiato gli assi, ma l'equazione resta sempre la stessa, perché è un invariante. E quindi, essendo un invariante, in questo piano è rappresentato dalla stessa curva. Si muovono gli assi quando compite un boost, ma le curve restano dove stanno. Questo significa che unità temporale, unità spaziale, chiedo scusa, nel sistema x e ct è questa, perché questo corrisponde a più 1, nel sistema x' e ct' sarà questa, ok? Nel sistema x' e c' sarà questa, entrambi i casi uguali, ma un po' più lunghe di quello che accade nel sistema x e ct. Questa è semplicemente una banale conseguenza del fatto che questa trasformazione grafica che affine, che associamo alle trasformazioni di Lorentz, non è una trasformazione ortogonale in uno spazio di Euclide, quindi non conserva le distanze quando le andiamo a rappresentare nello spazio, nel piano di Minkowski. In effetti la distanza minkowskiana che è conservata è proprio questa. Non conserva separatamente né le distanze spaziali né quelle temporali, conserva questa loro combinazione in cui il membro di destra è positivo, negativo o nullo. Ok? Va bene, ma di questa cosa bisogna tener conto quando uno tenta di giudicare le distanze in sistemi trasformati. Ok? Naturalmente con questo genere di questa cosa l'avevo detta l'altra volta, ci insisto, sono cose importanti, spero che siano chiare. Tutta questa parte, questa prima parte di diciamo del corso di relatività, sto andando piano appunto perché voglio che questi
concetti di base siano ben compresi. In seguito, naturalmente, andremo, diciamo, in maniera più, come dire, in maniera più spiccia, più veloce. Ok, ma ci tengo che le fondamenta del corso siano ben comprese, perché se uno si perde qua, poi non capisce più niente. Va bene? Un'altra cosa che non mi pare di aver fatto il tempo a dire l'altra volta è che questo genere di trasformazione, trasformazioni grafiche, se volete, degli anni di Minkowski, rendono molto bene l'idea che la simultaneità, naturalmente, è funzione del sistema di riferimento, che è proprio l'argomento attorno al quale le trasformazioni di Lorentz sono state costruite. In effetti, se vi disegnate ancora una volta il mio bravo piano CTX con il mio bravo cono di luce X uguale CT, ok, disegniamone solo uno per semplicità, e ancora una volta gli assi trasformati X' e CT'. Ok, allora voi potete immaginare di avere, non so, due eventi che sono simultanei, per esempio qua A e B. Questi eventi naturalmente sono simultanei in X e CT, d'accordo? Quindi A e B sono due eventi. Le coordinate di questi eventi sono funzione del sistema di riferimento in cui guardo, ovviamente. In questo caso XA è banalmente diverso da XB, ok? Ma T con A coincide con T con B, perché per trovare la coordinata temporale devo prendere l'evento A, tracciare la parallela all'asse X e vedere dove incrocia l'asse CT. E l'ho costruito in maniera tale che questa intersezione sia la stessa per A e per B. Banalmente adesso, quando ci chiediamo chi sono le coordinate di questi eventi nel sistema X' e CT', per trovare le coordinate X'A e X'B, io devo ancora disegnare parallele agli assi, ma dovrò disegnare per trovare X' parallele all'asse CT', ok? Quindi questa è questa è X'A e questo è X'B, rispettivamente questi e questo. Per trovare chi sono TA e TB, dovrò disegnare parallele all'asse X, T'A e T'B, quindi T'A sarà questo, T'B sarà quest'altro. Eventi simultanei in un sistema di riferimento non sono simultanei nell'altro sistema di riferimento. Eventi simultanei in K non sono simultanei in K'. Viceversa, se io penso un punto C qua, questo è costruito in maniera tale che T'C sia uguale a T'A. Ma una volta che io guardo questo evento in K, ok? TC è questo, che è differente da TA o TB. Queste sono osservazioni, se volete, quasi banali, d'accordo? Ci insisto per darvi un'idea di come muoversi su questo piano. D'accordo? Allora, la cosa successiva che vorrei fare oggi è quasi una curiosità matematica che ha a che fare con le trasformazioni di Lorentz,
naturalmente, è utile perché chiarisce la natura del limite galileiano. Immaginiamo, adesso permettetemi di cancellare, immaginiamo di avere delle trasformazioni di Lorentz per gli intervalli. Nella fattispecie immaginiamo di avere una trasformazione per delta x, tale che delta x primo sarà delta x meno vt fratto radice di 1 meno il quadro su c quadro, questo naturalmente è un delta t, okay. Questa è una trasformazione di Lorentz che invece di essere applicata a x e a t è applicata a delta x e a delta t, poiché le trasformazioni di Lorentz sono lineari nelle coordinate, è evidente che la posso scrivere in questo modo, d'accordo? Posso anche scrivere l'analoga trasformazione per gli intervalli temporali. Delta t primo sarà delta t meno v su c quadro per delta x moltiplicato il solito fattore gamma. Ok, queste sono le trasformazioni di Lorentz. In relatività speciale gli intervalli diciamo obbediscono a queste trasformazioni. Sappiamo anche che il limite galileiano corrisponde a c che va all'infinito. Ok, se c va all'infinito in questa trasformazione è evidente che delta x primo mi diventerà delta x meno v per delta t e delta t primo mi rimane uguale a delta t. E queste, senza alcuna sorpresa, sono le trasformazioni di Galilei che conosciamo bene per gli intervalli. Gli intervalli temporali si trasformano in maniera da restare sempre uguali, gli intervalli spaziali cambiano così. Questa trasformazione si ottiene nel limite c infinito, c che vale infinito. Qual è il limite equivalente per le velocità e gli intervalli che compaiono in questa trasformazione? Se ci pensate bene, non basta richiedere che v sia piccolo, questa cosa l'abbiamo detta in passato. Io chiedevo fosse una domanda, tra l'altro io ho il solito problema che mi perdo le domande, ma non ce ne sono state fino adesso. Per cortesia, se volete interrompere siete i benvenuti, però fate un colpo di tosse perché io quasi sicuramente non sentirò nessun segnale, ok? E non posso stare sempre a guardare se compaiono notifiche in chat. Va bene? Dicevamo, dal punto di vista della velocità, in effetti uno potrebbe chiedere, potrebbe pensare, ottengo lo stesso limite anche richiedendo che v su c sia piccolo. In effetti il limite di beta debba zero è un limite galileiano, no? Perché se c va all'infinito, v su c va zero. Però se c va all'infinito, allora è evidente che v su c va zero, ma richiedere che beta vada zero in realtà non basta, e uno se ne rende conto da qua, perché io posso prendere questa, ok? E questa in effetti è, a parte il gamma di Lorentz che continua a stare dove sta, questa è delta t meno v su c per delta x su c. Quindi uno può chiedere che v su c sia piccolo in effetti, ma deve anche controllare il delta x che sta qua. Cioè deve richiedere in qualche misura che delta x diviso c sia molto più piccolo di delta t. Altrimenti se io rendo il delta x grande a piacimento, non mi basta aver chiesto che beta, cioè v su c, sia piccolo, ok? Devo chiedere entrambe
cose V molto minore di C, ma anche che delta X sia molto più piccolo, che delta X sia molto più piccolo di C per delta T, perché questa implica delta X molto più piccolo di C per delta T. Quindi in effetti il limite galileiano C che va all'infinito corrisponde a queste due condizioni, V piccolo ma anche delta X piccolo. Piccolo rispetto a cosa? Rispetto a C per delta T. D'accordo? Supponiamo adesso di trovarci un limite differente delle trasformazioni di Lorentz in cui V sia ancora piccolo, ma delta X sia grande. Cioè, voglio cercare un nuovo limite in cui V sia ancora V sia ancora più piccolo di C, però delta X sia maggiore, molto più grande di C per delta T. Ok? Qual è questo limite delle trasformazioni di Lorentz? Evidentemente non è il limite galileiano, d'accordo? Perché diciamo, io posso scrivere questa qui come delta X meno V su C per C per T diviso radice di 1 meno beta V quadro su C quadro, ok? E la mia richiesta che delta X sia grande rispetto, arbitrariamente grande rispetto a C per delta T, mi porta comunque a far scomparire questo fattore, dato più che V su C sta comunque andando a zero. Quindi la prima di queste leggi di trasformazione sotto questo nuovo limite, che lo ripeto ancora una volta, è V molto più piccolo di C, ma delta X molto maggiore di C per delta T, la prima di queste leggi di trasformazione mi si mappa in delta X' uguale delta X, che è diversa dalla trasformazione di Galileo. Ok? Viceversa, ovviamente il gamma scompare sotto questa condizione qui, ne consegue che il gamma va comunque a 1. Ok? Per i tempi accade, diciamo, una cosa buffa, siccome io mi sto prendendo delta X arbitrariamente grande, allora non mi basta che V su C stia andando a zero, ok? La trasformazione per i tempi io la dovrò continuare a scrivere come delta X meno V su C quadro per delta X. E l'unica modifica che faccio è che anche qui ho fatto andare gamma 1, perché gamma mi dipende solo da beta, e beta in effetti sta andando a zero quando ci diciamo V è più piccolo di C. Ok? Guardate, questo non è un limite per C che va all'infinito. Questa cosa non l'ho detta, e infatti non è vera. È un limite per V molto più piccolo di C, ma delta X molto maggiore di C per delta T. È chiaro che non posso mandare C all'infinito, perché mi complica questa. Ok? In effetti C sta andando a zero in questo limite, ma V sta andando a zero più velocemente. Ok? Delta T, quindi la trasformazione che sta sotto questo, se noi la vogliamo scrivere, in realtà è una trasformazione differente dalla trasformazione di Galileo. La trasformazione per gli intervalli è questa, che è connessa a una trasformazione di coordinate che scrivo qui, che sarà questa, x' uguale x, e t' sarà uguale a un t meno un certo parametro dimensionale che posso chiamare zeta più x, dove zeta ha le dimensioni dell'inverso di una velocità. Ok?
confrontate con le trasformazioni di Galileo, che posso riscrivere qua, ok, che sono x' uguale x meno bt e t' uguale t. In entrambe compare un parametro dimensionale, che è v. Nelle trasformazioni di Galileo ed è zeta in queste trasformazioni che si chiamano, lo scrivo qui, trasformazioni di Carroll. Ok? E il signor Carroll non era un fisico, ma era lo scrittore di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché diciamo, queste trasformazioni descrivono in effetti un altro mondo dalle proprietà buffe, strane, esattamente un mondo, lo potete pensare come un mondo che sta al di là dello specchio. Va bene? Perché ha proprietà strane? Perché vedete, le trasformazioni di Galileo trasformano le coordinate in maniera tale che i tempi non cambiano. Le trasformazioni di Carroll trasformano le coordinate in maniera tale che lo spazio non cambi, ok? Le trasformazioni di Galileo trasformano le coordinate spaziali in maniera che x' sia uguale a x meno vt, quindi diciamo, lo spazio cambia. D'accordo? Le trasformazioni di Carroll invece trasformano i tempi in maniera da distruggere sempre la simultaneità. Ok? È una, diciamo, un mondo in cui io ho eventi spaziali bloccati, ma eventi, diciamo, un tempo che mi dipende dal sistema di riferimento. Badate bene, non è un mondo in cui il moto è impossibile, eh? È un mondo in cui le coordinate spaziali non cambiano. D'accordo? Da un punto di vista grafico, voi sapete che la trasformazione di Galileo, diciamo, nel piano XCP, ok, è in effetti questa trasformazione qua. L'abbiamo visto, d'accordo? Quindi x' coincide con x, ma l'asse ct si sposta, d'accordo? E si sposta verso l'asse x. In effetti, se guardate le coordinate di un evento, ok, di due eventi, facciamo più semplice, di due eventi IP, questo è Galilei, naturalmente, le coordinate temporali di questi due eventi nel sistema XCT e X'CT' non cambiano, così come uno si aspetta dalle trasformazioni di Galileo, perché tracciare la parallela dell'asse X'X' è esattamente la stessa cosa, e quindi qui ottengo che TA coincide con TB, ma ottengo pure che T'A coincide con T'B. Banalmente come deve essere, perché T è uguale a T. A t primo. Naturalmente, se ho un terzo punto C che sta qua, per questo punto qui xA sarà uguale a xB, a xC, chiedo scusa, ma x' A sarà diverso da x' C. Ovviamente le posizioni non sono assolute. La trasformazione di Carroll invece sarà questa: si sposta l'asse X', questo sarà ancora X e CT, l'asse X' mi diventa questo, ok? Come dire, ruota verso il diciamo l'asse T, l'asse CT' resta inalterato perché deve valere questa. Ricordatevi che l'asse T è il luogo geometrico dei punti che hanno x uguale 0, chiaramente, no?
D'accordo? E allora qua succede esattamente la cosa opposta. Se avete, diciamo, due punti che sono simultanei nel sistema X e CT, ancora A e B, tracciate la parallela all'asse X, scoprite che TA è uguale a TB, ok? Questi punti non sono simultanei nelle coordinate X' e C'. Perché per scoprire chi sono queste coordinate temporali dovete tracciare la parallela all'asse X', e avete X'A che è qua, X'B che è qui ed è diverso da X'A. E scusate, queste mi sono sbagliato io, sono T. Naturalmente questo è un asse temporale. Quindi la simultaneità è distrutta, come uno si aspetta da questa relazione qua, ma questi punti continuano se sono cospaziali in un sistema, ad esempio A e C hanno la stessa X, XA coincide con XC, ma sarà anche vero che X'A coincide con X'C. È un limite diverso e buffo, se vogliamo, ok? Delle trasformazioni di Lorentz, in cui le coordinate spaziali non cambiano, ma la simultaneità è sempre distrutta, esattamente all'opposto di quello che avviene nelle trasformazioni di Galilei. Dal punto di vista dei limiti su C, le trasformazioni di Galileo corrispondono a una situazione in cui ci sta andando all'infinito, e quindi uno si aspetta che il cono di luce stia progressivamente andando a coincidere con l'asse X. Okay? In effetti il limite delle trasformazioni di Lorentz nel limite di Galileo che ci va all'infinito è quello in cui il futuro assoluto di un evento è tutto il semipiano superiore, il passato è tutto il semipiano inferiore e la simultaneità è data solamente dall'asse X, dove uno, per connettere i punti che stanno sull'asse X, si deve muovere a tempo lungo e quindi a velocità infinita. D'accordo? Il limite, e quindi in questo, diciamo, limite, tutti gli eventi sono di tipo tempo, perché T quadro sarà sempre molto maggiore di X quadro. Se volete, lo potete fare anche con gli intervalli. Ok? Nelle trasformazioni di Carroll avviene esattamente l'opposto. Avverrà che tutti gli eventi sono di tipo spazio, perché C quadro T quadro deve essere molto più piccolo, C quadro delta T quadro deve essere molto più piccolo di delta X quadro. Ok? È il limite opposto a questo. Ok? E questo che vuol dire? Vuol dire che il cono di luce, invece di allargarsi, si sta stringendo. È la regione, diciamo, all'interno del cono di luce che sta andando a zero. Ok? Il che formalmente corrisponde in effetti a un limite in cui C va a zero, perché man mano che C diminuisce il cono di luce si stringe. Tutti gli eventi sono di tipo spazio. Ok? D'accordo? Quindi avete un futuro assoluto che è limitato all'asse T. Ok? E un eterno presente che invece è, diciamo, limitato a tutto il piano, occupa tutto il piano e circuito l'asse T. Ok? È esattamente un limite complementare, okay? Che descrive un mondo diverso dal nostro. Ok? Lo teniamo a livello di, se volete, di curiosità, ma spero una curiosità interessante. Va bene. A questo punto io vorrei andare avanti
Se non ci sono domande, vorrei andare avanti e fare, diciamo, cominciare un pochino di, come si dice, di fenomenologia delle trasformazioni di Lorentz. E voi sapete che cos'è la fenomenologia? Ah, vedo una domanda, o almeno credo di vedere una domanda. No, no, sono mai stati osservati eventi astronomici che hanno implicato l'utilizzo di queste trasformazioni? No, il nostro mondo non funziona così. Se volete, il limite di basse velocità delle trasformazioni di Lorentz fatemela dire in un altro modo, per poter apprezzare le trasformazioni di Carroll, uno deve imporre che il limite valido sia delta x molto maggiore di c per delta t, e poi può anche chiedere che t sia più piccolo di c. Quindi sono basse velocità e diciamo distanze grandi, d'accordo? Per avere delle distanze talmente grandi da apprezzare questo limite, uno si trova a dover combattere in realtà con una questione ancora più fondamentale. E il fatto è che queste trasformazioni sono in realtà un limite delle trasformazioni di Lorentz, okay? E quindi noi stiamo assumendo che il nostro mondo sia ben descritto da una, diciamo, da uno spazio di Minkowski in cui esistono dei sistemi di riferimento privilegiati che si chiamano sistemi di riferimento inerziali. Ma è veramente così? Cioè, se io considero distanze molto grandi, vogliamo dire cosmologiche, per esempio, è vero che Lorentz è una buona trasformazione, è una buona, diciamo, le trasformazioni di Lorentz sono buone trasformazioni per il nostro mondo, o meglio ancora, è vero che il nostro mondo è uno spazio di Minkowski? La risposta a questa seconda domanda è no, perché il nostro mondo è una varietà curva, non è uno spazio-tempo piatto, che è una caratteristica dello spazio di Minkowski. E questa cosa inevitabilmente si apprezza quando uno va a distanze cosmologiche, perché la curvatura dello spazio-tempo ha delle conseguenze osservabili, una delle quali si chiama redshift. L'espansione dell'universo è una conseguenza della sua curvatura spazio-temporale. Guardate bene, per quel che ne sappiamo, la geometria dello spazio in cui viviamo è euclidea, anche se potrebbe non esserlo, ma lo spazio-tempo è sicuramente curvo. Ok? Quindi per poter apprezzare queste, diciamo, trasformazioni, uno dovrebbe andare in un regime in cui le distanze spaziali sono molto grandi. Ma a quel punto casca l'asino, perché sono proprio le trasformazioni di Lorentz a non valere più così come sono. D'accordo? Spero sia un argomento convincente. D'accordo. Adesso vorrei passare a fare un pochino di fenomenologia. Che cos'è la fenomenologia? Sono gli esperimenti, una cosa importantissima in fisica. Ci limiteremo soprattutto a esperimenti concettuali, quelli che Einstein chiamava Gedankenexperiment, per chi mastica un po' di tedesco. Va bene, esperimenti fatti col pensiero. Ai tempi di Einstein gli esperimenti relativistici si potevano fare quasi tutti solo col pensiero, perché bisogna apprezzare velocità grandi.
Oggi non è più così, naturalmente la relatività ristretta è il pane quotidiano di molti fisici, soprattutto quelli che lavorano con col mondo delle particelle elementari. D'accordo? Però è utile fare esperimenti comunque concettuali per capire che cosa prevedono le trasformazioni di Lorentz, e prevedono, come tutti sanno, delle conseguenze stupefacenti. Una conseguenza è la famigerata contrazione delle lunghezze, anche detta contrazione di Lorentz, di cui tutti avete sentito parlare. Vi invito a fare attenzione, perché sono argomenti falsamente semplici e se uno non li capisce bene è molto facile che poi va in crisi. E se la crisi avviene all'esame, diciamo, purtroppo bisogna tornare un'altra volta. Ok. Qual è il punto? Allora, supponiamo di avere un regolo. Questo regolo, che cos'è un regolo? È un metro, come la riga che si usava a scuola. Immagino che si usino ancora. Un regolo è, diciamo, una sbarra di lunghezza nota. D'accordo? Questo regolo è solidale a un sistema di riferimento. Per ragioni di comodità, supponiamo che sia solidale a un sistema di riferimento che chiamo K', perché scelgo il sistema primato semplicemente perché, diciamo, per le trasformazioni che voglio scrivere è più comodo. Quindi ci avrò un sistema X', Y', questo è un piano cartesiano, non è un piano di Minkowski, e il regolo sarà questo oggetto qua, con una lunghezza nota. Il regolo è a riposo, nel senso che X'A e X'B, o X'1 e X'2, tanto per usare la notazione del libro, ok? Gli estremi del regolo non cambiano nel tempo, d'accordo? Il regolo è a riposo, quest'asta è a riposo nel sistema K', e naturalmente avrà una lunghezza. Questa lunghezza, diciamo, io la chiamo L0, che sarà naturalmente X'2 meno X'1. Ho usato il pedice 0 per denotare quello che in effetti è una lunghezza che viene detta propria. Che cos'è la lunghezza propria? È la lunghezza di un oggetto nel sistema di riferimento in cui è in quiete. Ok? Questa lunghezza si chiama propria. Ok? La lunghezza di un regolo misurato nel sistema in cui il regolo è in quiete si chiama lunghezza propria del regolo. E diciamo spesso gli si affibbia un simbolo, un pedice 0, per denotare che la sto misurando in un sistema di riferimento in cui il regolo è in quiete, il che vi fa subito pensare che questa lunghezza cambierà in un altro sistema di riferimento, e in effetti è così. Ok? Adesso immaginiamo di misurare appunto la lunghezza di questo regolo, che ho scelto spalmato lungo l'asse X', la misuriamo nel sistema K. Il sistema K è il nostro solito sistema, quello rispetto al quale l'origine O' si sta allontanando da O con una velocità V, e la direzione di questa velocità V è lungo X o X'. Va bene? Quindi in effetti dal punto di vista delle trasformazioni di Lorentz, la relazione tra K' e K è un boost lungo X. Va bene? E il regolo però è fermo nel sistema K', e quindi è in moto nel sistema K. D'accordo? La domanda a questo punto è:
quale lunghezza si osserva nel sistema K', nel sistema K? D'accordo? Per rispondere a questa domanda bisogna prima mettersi d'accordo su che cosa intendiamo per lunghezza. D'accordo? Altrimenti uno non capisce l'argomento. Come abbiamo misurato la lunghezza propria del sistema K'? L'abbiamo misurata in un sistema in cui tutto è più semplice perché il regolo in K' è fermo, però l'abbiamo misurata implicitamente assumendo, diciamo, che le estremità x'1 e x'2 fossero fotografate allo stesso tempo. In K', questa è una precisazione inutile, perché tanto x'1 e x'2 non si spostano, perché per definizione il regolo è inquiete. Quindi tu lo vedi a un tempo, lo vedi a un altro tempo, sempre la stessa posizione è, e quindi questa è una precisazione non necessaria in K'. Non così in K, però, perché in K il regolo appare muoversi, d'accordo? Quindi chiedere che la distanza sia misurata, quando le posizioni x1 e x2, allo stesso istante di tempo per le posizioni x1 e x2, cioè imponendo la simultaneità delle posizioni degli estremi nello spazio-tempo quando uno fa la misura, questa cosa imporla o no cambia. Che significa dal punto di vista pratico? Sembra complicato, ma in realtà ciò che sto chiedendo è: io voglio misurare una distanza L di x2 meno x1, e questo lo intendo con x2 di t meno x1 di t, dove t è lo stesso tempo. Questa è una definizione operativa di lunghezza, ok? Sto dicendo che occorre determinare le posizioni delle due estremità nello stesso istante di tempo t. Questa osservazione è banale secondo le trasformazioni di Galileo, perché tanto il tempo in Galileo è sempre lo stesso, ma non è banale secondo le trasformazioni di Lorentz, dove il tempo cambia. È una mia richiesta, questa, che conduce a una definizione operativa sensata di distanza, che ha delle conseguenze, però. Andiamo a apprezzare quali sono queste conseguenze. Usiamo la trasformazione di Lorentz tra x e x'. Allora andrò a scrivere, lo faccio qui, che x'1 sarà gamma volte x1 meno vt, ok? E x'2 sarà gamma volte x2 meno vt. Dove scelgo lo stesso tempo, non ci metto t1 e t2, ok? Se così è, allora posso fare la differenza fra queste due, fra queste due relazioni, e quindi posso scrivere che x'2 meno x'1, che per definizione è L0, la lunghezza propria dell'asta, quella misurata nel sistema K'. Questa cosa sarà uguale a gamma volte x2 meno x1. Questa lunghezza x2 meno x1 me la posso chiamare L, è la distanza, la lunghezza del regolo nel sistema K. E quindi io sto scrivendo che L0 è uguale a gamma volte per L. E questo significa, lo scrivo qui sotto, che L è uguale a L0 diviso gamma.
la lunghezza cambia. Ok? Naturalmente, fatemi scrivere qui, siccome gamma è 1 su radice di 1 meno più quadro su c quadro, come sapete bene, tutto questo significa che L è uguale a L0 per la radice di 1 meno V quadro su C quadro. Siccome V è minore di C, questo fattorino qui, il fattorino che contiene la radice, cioè gamma A meno 1, è più piccolo di 1. Che cosa significa questo? Significa che il regolo appare contratto in K. La sua lunghezza è cambiata ed è più corta. D'accordo? Notate che questo ha a che fare, non ha tanto a che fare, non ha nulla a che fare con delle proprietà intrinseche del regolo, non è la struttura microscopica del regolo che cambia. La chiave dell'enigma sta piuttosto nel fatto che io ho imposto come definizione operativa di distanza, ho messo una richiesta che mi dice: io misuro la distanza richiedendo la simultaneità in cui vado, tra gli istanti in cui vado a prendere la differenza delle coordinate x del regolo. Questa cosa io la impongo allo stesso modo nel sistema K', dove questa richiesta è banale, ma due eventi che sono simultanei nel sistema K' non saranno più simultanei nel sistema K, perché le trasformazioni di Lorentz mi distruggono la simultaneità. Allora, imporre di nuovo la simultaneità nel sistema K ha come conseguenza il fatto che io sto guardando le posizioni a istanti differenti. D'accordo? E quindi non mi aspetto di trovare la stessa lunghezza. E in effetti non trovo la stessa lunghezza. La contrazione di Lorentz, in effetti, è solamente una conseguenza del fatto che la richiesta di misurare gli estremi simultaneamente si scontra col fatto che la simultaneità è una caratteristica del sistema di riferimento. Se volete, possiamo guardare questo processo in un piano di Minkowski. Ok? Seguiamoci la vita. Facciamo, che vi posso dire, Ct e x, e poi abbiamo x primo c. La mia sbarretta per definizione è ferma nel sistema K'. Quindi la mia sbarretta, se per semplicità pongo un estremo nell'origine, ok, e ho qui per scelta il c come primo, l'altro estremo della sbarretta, l'estremo 1, sarà questo, per esempio, l'estremo 2. Cioè x1 mi coinciderà con l'origine e x2, o meglio x'2, sarà questo punto. La linea di un universo seguita dagli estremi della sbarretta sarà questa. Ok? Quella seguita dall'estremo 2 è questa. E dall'estremo 1 sarà questa. Cioè coincide con l'asse Ct'. Quindi la regione di universo occupata dalla sbarretta al passare del tempo su questo piano sarà questa fettuccia qua. Ok? Va bene? Ora,
io devo vedere lo stesso processo, lo devo andare a vedere da un altro sistema di riferimento, che è il sistema di riferimento X e CT, d'accordo? Ok, ora vedete bene che questo evento sono simultanei in X', d'accordo? È ovvio, questi avvengono in X' entrambi a T' uguale 0, ok? Qui e qui, d'accordo? In K però questo evento è ancora T uguale 0, ma quest'altro evento avviene a un tempo diverso, d'accordo? A un tempo T2 che è differente da 0, va bene? Quindi è evidente che se io penso in K' a una misura fatta quando la posizione X'1 è in T'1 uguale 0 e la posizione X'2 è ancora in T' uguale 0, questi due tempi non sono più simultanei in K, perché avvengono rispettivamente in K a T uguale 0, ok, e a T uguale quel che è maggiore di 0. E allora questa non è una corretta misura di distanza in K, d'accordo? Se io voglio guardare correttamente la distanza in K, ok, mi devo prendere diciamo una distanza fatta allo stesso istante di tempo, ok? Allora devo scegliermi un istante di tempo che potrà essere questo, che potrà essere questo, che potrà anche essere questo, per esempio, 0, oppure può anche essere questo, ok? In cui io mi guardo gli estremi della sbarretta allo stesso istante di tempo in K e misuro X2 meno X1. Ma chi sono X2 meno X1? Beh, nel caso in cui ho scelto questo tempo qui, saranno questo e questo. Quindi la lunghezza della sbarretta è differente. Ok? D'accordo? Nel caso in cui io scelgo 0 come istante di tempo, saranno questi e questi. Vedete, questo e questo. La lunghezza della sbarretta è questa. In entrambi i casi è diversa. Perché se la lunghezza della sbarretta è 1, lo disegniamo meglio qua, fatemi rifare questa figura un secondo in maniera che si capisca meglio. Se nel sistema K' la sbarretta lunghezza 1, questo significa che c'è un ramo di iperbole equilate a equazioni x quadro, x' quadro, meno x' quadro più c quadro, x' quadro uguale a meno 1, che mi passa per qua, ok, ma passerà anche per qui. Quindi questa lunghezza qui è 1, ma anche questa lunghezza è 1. Ok? D'accordo? Allora, se io devo prendere la lunghezza della sbarra allo stesso istante di tempo in K, vedete che devo prendere T
uguale 0, che significa il luogo dei punti dell'asse x, e vedere qual è l'intersezione fra la linea di universo dell'estremo 2 della sbarretta, che è questo, mi deve intersecare l'asse x. E quindi vedete bene che questa lunghezza qui, cioè questa che va da O a x2 al tempo 0, è più piccola di 1. Quindi lo vedete anche da questo schema grafico, che c'è una contrazione. Ma che cosa è dovuta a questa contrazione? È dovuta al fatto che in effetti io ho imposto una misura di distanza sincrona in K, d'accordo? Se invece io avessi mantenuto la distanza agli stessi istanti di tempo visti in K primo, che non sono più sincroni in K, io sarei andato a misurare questa distanza, che è una distanza diversa. Che significa questo dal punto di vista delle formule? Significa che dovete fare molta attenzione. Immaginate di dover descrivere, scriviamo qui questo risultato, L è uguale L0 su gamma. Immaginate adesso di applicare la trasformazione inversa a questa. Ok? Quindi che cosa scriverò? Banalmente la trasformazione di Lorentz inversa, io scriverò che x2 sarà uguale a x1 più v per t1 tutto moltiplicato per gamma, e x1 sarà uguale, questo è x2 ovviamente, sarà uguale a x1 più v per t primo 1 moltiplicato per gamma. Qui ho scritto t primo 1, non t primo 2, perché io nel sistema in cui la sbarretta è ferma, nel sistema k primo, impongo la simultaneità della misura, d'accordo? Coerentemente con la mia definizione operativa di lunghezza. Va bene? Allora, se io faccio la differenza tra queste due, ottengo che x2, lo scrivo qui, che x2 meno x1, ok, che mi corrisponde a L, è uguale a gamma volte x'2 meno x'1, che mi corrisponde a L0. E quindi ottengo che L è uguale a gamma volte L0, che sembra essere un risultato in contraddizione con questo. Non possono essere entrambi uguali, a meno che gamma non è 1. Ok? Dove sta l'inghippo? Sta esattamente nel fatto che io ho implicitamente assunto lo stesso tempo t primo 1 in k primo, ma questo t primo 1, diciamo, corrisponde a istanti di tempo differenti in k. Ok? Come uno può immediatamente andare a rendersi conto, se uno scrive la legge di trasformazione per i tempi, e scriverà quindi che t con 2 e gamma volte t primo 1, diciamo più, perché è una trasformazione inversa, v su c quadro x primo 1, d'accordo, e t con 1, che questo è t con 1, e t con 2 sarà uguale a gamma volte t primo 2 meno v su c quadro x primo 2. Allora, siccome evidentemente x'2 è diverso da x'1, io posso anche scegliere t'1 uguale a t'2 come ho fatto qua, ma t2 risulterà differente da t'1. Quindi
ho fatto un esperimento diverso, ho ottenuto un risultato diverso. D'accordo? L'esperimento che ho fatto prima presupponeva invece che la misura fosse simultanea in K. Ok? Per ottenere la misura simultanea in K, io che cosa ho fatto? Ho scritto, e lo riscrivo ancora, che x primo 2 è uguale a gamma volte x2 meno v per t, un t qualsiasi, ma lo stesso che mi compare qui, gamma volte, questo sarà x primo 1 uguale gamma volte x1 meno v per t. Vedete che questo t è misurato in k adesso ed è lo stesso. Nella formula che ho scritto prima, io il t' lo misuravo in k', t'1 uguale t'2 in k', non significa t1 uguale t2 in k, l'inghippo sta tutto là, d'accordo? Allora se io impongo di misurare gli estremi della sbarretta allo stesso istante di tempo, vale a dire simultaneamente in K, ottengo come risultato questa contrazione. La lunghezza della sbarretta appare diversa in K, più corta. Ok? Se non lo impongo, ottengo una definizione di distanza differente, una distanza diversa, perché non ho agito in consistenza con la mia definizione operativa. Ok? In coerenza, scusate. Chiaro il punto? Notate, diciamo, adesso vi dico quest'ultima cosa e poi se avete domande è bene che le facciate, se non avete capito è bene che le diciate. Vi dico l'ultima cosa, non c'è niente di speciale rispetto ai sistemi K' e K. Supponiamo adesso che la sbarretta sia ferma in K e non in K'. Non succede niente di speciale, applichiamo ancora una volta la trasformazione di Lorentz. Andiamo a scrivere che x'2 sarà uguale a gamma volte x2 più v per un certo... Scusate, scrivo l'altra trasformazione, scriverò che x2 sarà uguale a gamma volte x'2 più v per t'2, ok? E scriverò che x1 è uguale a gamma volte x'1 più v per t'1. Adesso la sbarretta è ferma in K, quindi x2 meno x1 sarà pari alla lunghezza propria della sbarretta, cioè n0. Ok? Viceversa, se io agisco in maniera coerente con la mia definizione operativa di distanza, dovrò calcolare x'2 meno x'1 allo stesso istante di tempo e quindi imporre che t'1 è uguale a t'2. Se lo faccio, qui otterrò gamma volte x'2 meno x'1, che è n, ok? E quindi ottengo ancora una volta che n è uguale a n0 su gamma. Quindi esattamente lo stesso risultato che ho trovato qua. Non c'è niente di speciale, vale la relatività tra i due sistemi di riferimento, non c'è niente di speciale in K o K'. Se la sbarretta è ferma in K e non in K', l'osservatore che sta in K' la vedrà contratta. Ok? Esattamente come l'osservatore in K la vedeva contratta quando la sbarretta era ferma in K'. D'accordo? Forse qui è meglio fare un attimino così. Va bene, sì, immagino che ci siano domande a questo punto. Sentiamo un pochino.
Facendo i calcoli trigonometrici è giusto dire che la gamma corrisponde al coseno dell'angolo fra l'asse x e quello x'. No, c'è un'interpretazione geometrica della rotazione che esprimono le coordinate di Lorentz, ma diciamo non involve coseni e seni trigonometrici, ma funzioni e seni iperbolici, come andremo a vedere tra qualche lezione. Ok? Quindi sono delle rotazioni, ma sono delle rotazioni particolari, d'accordo? Tant'è che queste non sono rotazioni ortogonali, le distanze euclidee non sono conservate, come abbiamo appena visto. Quindi nello spazio di Minkowski la lunghezza dipende solo da come decido di operare la misura, non nello spazio di Minkowski, sempre. Io devo decidere che cosa significa lunghezza. Visto che il tempo non è conservato, chiedere che la lunghezza di un oggetto sia calcolata diciamo, in maniera tale da conservare la simultaneità, cioè che significa conservare la simultaneità? Cioè prendere una misura di lunghezza fotografando la posizione degli estremi allo stesso tempo è differente che non chiederlo. Io mi devo mettere d'accordo su che cosa significa operativamente prendere una lunghezza per me, perché se un regolo se ne sta andando in giro. Io non è che, anche pensando alle trasformazioni di Galileo, alla fisica di Newton, io non è che posso prendere la posizione del regolo ax uguale 0 e t uguale 0 per un estremo e poi prendere la posizione del secondo estremo quando x è uguale a 3 secondi. Okay, perché se il regolo è fermo, bene, non cambia nulla, ma se il regolo non è fermo, x2 meno x1 cambia e come? Ok? Implicitamente io assumo anche nella meccanica di Newton che se ho un regolo in moto, io le posizioni le devo fotografare allo stesso istante di tempo e poi fare la distanza tra le coordinate o calcolare, diciamo, la lunghezza euclidea applicando il teorema di Pitagora se sono in uno spazio a tre dimensioni. Non è nello spazio di Minkowski, è sempre, anche se non ve ne siete mai resi conto, voi agite coerentemente con una definizione operativa di distanza che implica fotografare gli estremi allo stesso tempo. Okay. In relatività le cose si complicano perché questo allo stesso tempo ha interpretazioni differenti in sistemi di riferimento differenti. Allora, se io mantengo buona la mia definizione di lunghezza operativa, cioè qualunque sia il sistema di riferimento, io devo fare x2 meno x1, dove però x2 e x1 le ho misurate allo stesso tempo. Allora, la conseguenza che pago è che questa lunghezza non è più un invariante, cambia. Ok? È chiaro questo punto? Ci sto investendo davvero molto tempo, ma vorrei che fosse chiaro. Vi invito anche a leggerlo sul libro. D'accordo? Se non è chiaro e qualcuno ha esigenza che io lo rispieghi, sono qui apposta, anche adesso o dopo. C'è una nuova domanda? No, ok. Qualcuno ha dubbi? Bene, allora vorrei, diciamo, farvi notare perché non è stata scoperta la contrazione di Lorentz prima che fosse pubblicata la relatività ristretta? Perché per velocità ordinarie si tratta di un effetto estremamente piccolo.
Se pensate alla contrazione di Lorentz, che so, di un'automobile che va a 100 all'ora, il beta di questo oggetto è 10 a meno 7, perché è 100 km all'ora su 300.000 km al secondo. D'accordo? Quindi è un beta estremamente piccolo. La velocità della macchina è una piccola frazione della velocità della luce. Allora, la differenza fra la lunghezza propria dell'automobile nel sistema del guidatore, ok, quello in cui l'automobile ferma è per definizione il sistema del guidatore, e quindi L0 dell'automobile è misurata in quel sistema, quindi la differenza, diciamo così, delta L, L0 meno L, tra il sistema di riferimento del guidatore in cui la lunghezza è L0 e quella dell'uomo fermo sul marciapiede, della persona ferma sul marciapiede che vede la macchina sfrecciare a 100 all'ora, ferma sul guardrail, se volete, questa di differenza da ciò che abbiamo detto sarà pari alle 0 meno L0 sul gamma. Ok? Quindi questa cosa è pari a L0 volte, che significa, scusate, L0 volte che moltiplica 1 meno V su gamma che è radice di 1 meno V quadro su C quadro. Siccome V su C è 10 a meno 7, possiamo usare tranquillamente l'espansione di Taylor al secondo ordine, e quindi questo oggetto è L0 che moltiplica 1 meno 1 più un mezzo V quadro su C quadro, dove ho semplicemente usato il fatto che 1 più X alla alfa è circa uguale a 1 più alfa X al primo ordine dello sviluppo di Taylor. Ok? D'accordo? E quindi questo delta L, ok, è L0 su un oggetto che spacca e pesa da come 10 a meno 7 al quadrato, cioè dell'ordine di 10 a meno 14. Se la macchina è lunga metri, andiamo a qualcosa dell'ordine di 10 a meno 14, 10 a meno 15 metri. 10 a meno 13 e 10 a meno 14 metri, scusate, cioè in effetti qualcosa che è dell'ordine di grandezza del nucleo atomico, quindi si tratta di un effetto estremamente piccolo da osservare a velocità ordinarie. Molto diversa è la situazione in cui il beta sia pari a 1 o quasi pari a 1, diciamo, se è facile avere negli accelerazioni di particelle situazioni in cui il beta sia per esempio 0,9995. Ok? Quindi siamo lontani dalla velocità della luce di 5 parti su 100.000, quindi una velocità molto vicina alla velocità della luce. In questo caso io non posso più usare questa approssimazione qua, perché beta non è piccolo, però posso andarmi a calcolare di delta L, ok? E quindi meno calcolerò come L0 per 1 meno radice di 1 meno beta quadro, questa è esatta, e diciamo da questo mi risulta che delta L è molto vicino a L0, perché beta è molto vicino a 1. Se uno si fa i conti, scopre che per un beta di questo genere basta mettere qui dentro beta uguale 1 meno 10 a meno 5, giusto? Quindi lo possiamo anche fare, significa che questo è L0 per 1 meno
la radice di 1 meno, cioè abbiamo 1, questo beta quindi è 1 meno 10 a meno 5, e quindi il beta quadro è 1 meno 10 a meno 5 tutto al quadrato, che è circa uguale a 1 meno 2 volte il 10 a meno 5. Ok? Quindi tutto questo è la radice di 1 meno 1 più 2 in 10 a meno 5, ok? E quindi questa cosa è dell'ordine n0 per 1 meno qualcosa che è circa 10 a meno 4, 10 a meno 2, ok? Quindi questo significa che il delta L, che ricordatevi è L0 meno L, è circa L0 meno 10 a meno 2 volte L0, ok? Il che significa che in questo caso la lunghezza contratta, secondo Lorentz, è estremamente piccola. Stiamo parlando, diciamo, di fattori, diciamo, dell'ordine di un centesimo della lunghezza originaria. Ok? Questo significa in sostanza che L0 L è uguale a L0 su gamma, siccome gamma di Lorentz per beta, diciamo, 0,995 è dell'ordine di 10 di 100, significa che la lunghezza, diciamo, contratta del concetto, in questo caso, se poi, diciamo, non è insolito negli acceleratori di particelle sparare un nucleo a questa velocità, la dimensione contratta del nucleo è un centesimo di quello originale, quindi è estremamente piccola. Cioè questo oggetto, invece di vederlo sferico, uno se lo può immaginare come molto schiacciato, quasi un disco, in cui questa dimensione è un centesimo di un'altra. Ok? D'accordo. Poi, come l'osservatore veda davvero un oggetto di questo genere, è una domanda non banale che ha avuto una risposta compiuta oltre 50 anni dopo la pubblicazione della relatività ristretta. Lo vedremo come esempio più in là, perché avverranno cose sorprendenti. La contrazione di Lorentz è rigorosamente esatta se uno va a misurare le lunghezze degli oggetti nella direzione del moto. Ok? Quindi l'osservatore che facesse quello trova, sotto l'ipotesi che la relatività ristretta valga, ovviamente, diciamo, la contrazione esattamente come l'ho misurato. Altra cosa è chiedersi come un osservatore veda un oggetto esteso che gli passa vicino, perché in quel caso dobbiamo tenere conto del fatto che l'oggetto ha anche una profondità, e questa cosa cambia drasticamente la percezione della nostra immagine. Dobbiamo renderci conto che cosa significa fare una fotografia dell'oggetto, che è una cosa differente dalla nostra misura di distanza o dalla nostra definizione di distanza operativa. Questa è una cosa interessante che faremo tra un paio di lezioni. Ok? Naturalmente è facile rendersi conto che il volume, in effetti, scala esattamente come la scala esattamente come la lunghezza. Perché? Perché io immagino di avere un cubo, per esempio, che ha un certo volume proprio di 0,
e questo cubo lo contraggo secondo Lorentz, ma lo contraggo in una direzione sola, perché la velocità è lungo x. La contrazione di Lorentz non avviene lungo y e lungo z, perché la trasformazione di Lorentz per y e z più un busto lungo x continua a dirmi che y primo uguale y e z primo è uguale a z. Come conseguenza, il volume proprio scala in maniera tale che V è uguale a punto 0 su gamma. Ok? Consistentemente con il fatto che Nx è uguale a Nx0 diviso gamma, ed è l'unica lunghezza che viene compressa, mentre Ly continua a essere uguale a Ly0, Lz continua a essere uguale a Lz0. E quindi Lx per Ly per Lz, ok, sarà Nx0 per Ly0 per Lz0 diviso gamma, che è esattamente questo. D'accordo? Allora, se pensate a calcolare invece la densità, per esempio la densità di particelle, posto che in un sistema io diciamo misuro a riposo una densità rho con zero che è n diviso v0, ok, che densità andrò a misurare nel sistema rho? Beh, misurerò una densità che è sempre n al numeratore, perché il numero di particelle è un numero di particelle, non è che io vedo un numero di particelle diverse in un sistema di riferimento rispetto all'altro. Quello che cambia però è che qui sotto ci devo mettere V, ok? E quindi siccome V è uguale a V0 su gamma, questa densità sarà pari a ρ0 per gamma. Ok? E quindi otterrò una densità inferiore. Ok? Sostanzialmente, scusate, una densità maggiore perché il volume si è ristretto. Ok? Quindi V scalerà come V0 diviso gamma e ρ invece scalerà come ρ0 per gamma. Quindi il fatto di avere la contrazione di Lorentz fa sì che volete che anche, se volete che anche l'elemento di volume non è un invariante, ok? Quindi se pensate a calcolare dx, dy, dz, questo in generale sarà differente da dx primo, dy primo, dz primo. Lo devo correggere mettendoci un fattore gamma, ok? E come conseguenza di questo, la densità non sarà più un invariante, ma la densità di particelle che io mi misuro è funzione del sistema di riferimento. Chiaro? Ok. Domani, invece, vedremo un analogo fenomeno che ha a che fare con gli intervalli di tempo, che invece, come sicuramente avete sentito dire, si dilateranno, la dilatazione degli intervalli temporali. Io direi che per il momento posso fermarmi qua e se ci sono domande è un buon momento per farle. Allora, vediamo un pochino. Visto che la densità aumenta in alcuni processi astrofisici in cui la densità è importante, come la densità critica per formare un black hole, un buco nero, com'è possibile che in alcuni sistemi si supererebbe la densità critica e in altri no? Allora, posto innanzitutto che un sistema come un black hole non si descrive in una metrica di Minkowski, quindi siamo completamente fuori campo,
ok? In realtà questa è una domanda che non ha una risposta immediata, perché innanzitutto è in un certo senso mal posta. Allora, tu hai in mente un processo di diciamo di contrazione gravitazionale, per cui una stella raggiunge la densità critica e quindi collassa in un black hole. In realtà dovremmo prima chiederci, ma sarebbe meglio spostare questa discussione altrove, perché non ha veramente molto a che fare col corso di relatività ristretta, dovremmo innanzitutto chiederci che cosa è un black hole. E credo che a quel punto la risposta sarebbe chiara. Se permetti, mandami un mail così ho il tuo indirizzo, ti rispondo privatamente su questa cosa. No, nessun problema, ogni domanda è illecita, però non tutte sono di uguale interesse per il corso, quindi non dico che non rispondo, la differisco. Ok. Se mi mandi un mail, ti rispondo. Ci sono altre domande? Ok, se non ci sono altre domande, allora io vi saluto, interrompo la registrazione e ci vediamo domani, venerdì di Pasqua, sullo stesso schermo. Ovviamente io diciamo, vi ringrazio di aver accettato di venire a lezione anche in periodo formale di festività pasquale. Naturalmente, per chi volesse invece non tediarsi con le lezioni di relatività e godersi un pochino di vacanze, ovviamente potete tranquillamente approfittare la registrazione. Però per chi vorrà, domattina io alle 9:15 faccio lezione. Arrivederci, ci vediamo domani. Aspettate che c'è una domanda però, quindi tengo la registrazione. Cerchiamo di recuperarla. La contrazione appare a un osservatore o avviene realmente? No, la contrazione è reale, nel senso che l'osservatore che facesse la misura sotto le specifiche che abbiamo detto, cioè si segna la posizione della sbarra in la posizione dell'estremo 1 della sbarra x1 al tempo t, si segna la posizione dell'estremo 2 della sbarra sempre al tempo t e la chiama x2 e prende x2 meno x1, scopre che questa distanza è un po' più piccola di quello che avrebbe misurato se avesse misurato la lunghezza della stessa sbarra nello stesso modo, però in un sistema in cui la sbarra è ferma. Non stiamo parlando di effetti apparenti, stiamo parlando di effetti reali che discendono però dal modo come abbiamo definito la lunghezza. La chiave di volta dell'argomento sta nel fatto che due eventi che sono simultanei in un sistema di riferimento non sono più simultanei in un altro sistema di riferimento. Ok? Quindi se io impongo, diciamo, di ottenere la misura di distanza in maniera da avere la fotografia degli estremi dell'oggetto allo stesso tempo, non posso anche richiedere che quella misura di distanza sia la stessa, ok? È conseguenza delle leggi di trasformazione, che sono le leggi di trasformazione di Lorentz, e della mia definizione di distanza. Ripeto, non c'è, è un fenomeno reale che discende però dalle trasformazioni di spazio e tempo sotto, e da una certa definizione di distanza.
Non c'è nulla, non dovete pensare che cambi la struttura microscopica dell'oggetto in maniera misteriosa. La contrazione di Lorentz non è questo, è conseguenza di come avete definito la distanza e delle leggi di trasformazione a cui le coordinate obbediscono nel nostro mondo, almeno nell'approssimazione in cui va la relatività ristretta. D'accordo? E questo è il punto. Diciamo, l'anticipazione che vi ho fatto è un'altra cosa e risponde a una domanda diversa, che è la seguente. Se io vedo un cubo che si muove nello spazio davanti a me, se questo cubo si muove a velocità relativistiche, io vedo davvero un parallelepipedo o no? Uno ingenuamente potrebbe pensare che la risposta è sì, o alternativamente, se io vedo una sfera, un pallone da calcio, calciato a velocità relativistiche, io lo vedo come un pallone o come un ellissoide? È un fatto curioso che per 50 anni i fisici hanno pensato che effettivamente uno avrebbe visto un ellissoide o un cubo compresso, cioè un parallelepipedo, ma questa risposta non tiene in conto il fatto che la sfera e l'ellissoide hanno anche una dimensione trasversa al moto. Ok? E se uno si fa i conti bene, e possiamo provare quantomeno ad abbozzarli, scopre che in realtà la risposta è differente. Uno continua a vedere un cubo, ma lo vede ruotato. Ok, questa cosa è nota dalla fine degli anni 50 del secolo scorso. La relatività ristretta è stata pubblicata nel 1905. È ragionevole pensare che perfino Einstein non avesse la risposta corretta in testa. Ma questa è un'altra fenomenologia, è un altro esperimento che ha a che fare con oggetti estesi e soprattutto ha a che fare col fatto che diciamo, l'immagine che si forma sulla lastra fotografica o sulla nostra retina si forma consentendo l'arrivo simultaneo sulla retina, sulla lastra fotografica, che non esistono più, sulla CCD, vi chiedo scusa, okay? Di fotoni che sono stati emessi a tempi differenti quando l'oggetto occupava posizioni differenti. Quindi se uno si deve fare il conto bene, deve tenere in conto questi effetti. E la risposta è sorprendente, che un cubo continua a essere un cubo, però ruota lungo un asse ortogonale alla direzione di moto. Quindi io vedo anche la parte posteriore del cubo. Ok? Lo vedremo questo. Ci sono altre domande? Se così non è, allora io interrompo la registrazione.